Nola, città d'arte e di cultura conosciuta nel mondo per un cerimoniale folclorico unico, la festa dei gigli, celebrata in onore di San Paolino. La prima domenica che segue il 22 giugno, infatti, queste strade sono teatro di uno spettacolo straordinario. 9 macchine da festa si esibiscono in processione, donando alla città un'esplosione di vita e di colori. La festa si celebra in onore di San Paolino, vescovo di Nola nel V secolo, il quale visse spogliandosi di ogni ricchezza, dedito alla carità e alla sofferenza. I gigli infatti rimandano al fiore con il quale i nolani accolsero il santo di ritorno dall'esperienza della schiavitù vissuta in Africa proprio per liberare i prigionieri nolani. La barca invece, l'altra macchina da festa, allude all'imbarcazione sulla quale San Paolino ritorna in patria sui lidi di Nola. Alla mezzanotte della domenica, nel pieno dello spettacolo, in una sala consiliare del Palazzo di Città, gremita di gente, viene espletata per l'anno successivo l'assegnazione delle macchine ai nuovi maestri di festa che appartengono alle diverse corporazioni. Maria Emilia. Quindi i gigli dell'anno prossimo sono stati tutti assegnati. Prepariamoci per la prossima festa, godiamoci la fine di questa festa 2016. Il primo appuntamento per il neoassegnatario è il tradizionale passaggio della bandiera. Ogni corporazione infatti è distinta da un proprio drappo religioso, appunto la bandiera, sul quale sono riportate decorazioni e immagini sulla vita di San Paolino. Essa è custodita gelosamente dai maestri nelle proprie abitazioni per l'intero anno, costituisce una sorta di guida nell'iter della complessa e articolata organizzazione della festa. A settembre il nuovo assegnatario si dirige presso l'abitazione del precedente per ricevere la bandiera e insieme si dirigono proprio qui, presso la cappella di San Paolino in cattedrale, in cui la benedizione ufficializza il passaggio. Una processione costituita da familiari, parenti, amici che accompagnano il maestro di festa in questa prima ed emozionante tappa. Non è fatta, non sono 9 feste. Una dove 8 giri e la barca come le 9 caratteristiche diverse poi operano diremmo in unum per appunto per far sì che la nostra festa sia veramente una festa bella. Bandiera senza ombre di mano, per sembra così, gioia infinita, sì per me. Dopo il tradizionale passaggio della bandiera, le attività si svolgono lungo un intero anno, ma determineranno il risultato di un unico grande giorno. Un giorno lungo un anno. La macchina da festa ha subito nel corso dei secoli delle variazioni. Nel 1514 lo storico Ambrogio Leone rappresenta la macchina da festa come una torcia montata su di una sorta di cataletto che egli definisce cereo e che veniva portata a spalla dagli uomini della corporazione. Più tardi, nel 1747, fu un altro storico nolano, già Stefano Remondini, che la descrive come una piramide, cioè come una struttura lignea in realtà più complessa del cereo di Ambrogio Leone. Fu solo nel 1853 Ferdinando Gregorovius, un medievista tedesco,
che la descrisse come un'altissima torre, alta 5 piani e portata da 30 uomini. Probabilmente si trattava già della macchina conformata con il modello a quattro facce. Fu alla fine del 1800 però che l'obelisco subì una variazione essenziale che determinò il passaggio al modello ad una faccia. Sembra che tale variazione sia stata ideata nei laboratori proprio di una bottega d'arte, della bottega d'arte Cantalupo, nel 1887. Da quel momento il Giglio ottenne la definitiva impostazione strutturale che ad oggi non ha subito ulteriori variazioni di forma. Il Giglio ha la forma architettonica di una guglia, ha un'altezza complessiva di circa 25 metri e un peso di circa 12 quintali. Può essere realizzato attraverso due modalità costruttive, la macchina a quattro facce e la macchina ad una sola faccia. Questo viene scelto dal maestro di festa. L'asse centrale del Giglio è la cosiddetta borda, che raggiunge la sommità della macchina da festa, ma solo nel Giglio ad una faccia. La giusta inclinazione e collocazione a piombo della borda assicurano una buona fattura della macchina da festa. Circa 7 giorni prima della festa totale ha luogo la presentazione delle macchine di legno spoglie, denominata festa dei Gigli spogliati, privi cioè dei rivestimenti di cui saranno decorate. La folla accorre numerosa dopo un anno dall'ultima esibizione. È un'occasione per verificare in anteprima la capacità della paranza, il gradimento delle canzoni composte, i numeri del comitato e nel contempo si può prefigurare quello che sarà lo spettacolo del grande giorno. All'indomani della festa dei Gigli Spogliati, gli obelischi vengono vestiti con una struttura di cartapesta che rappresenta la forza significativa e l'anima estetica che artisti, architetti, scultori intendono esprimere. Le botteghe d'arte sono il luogo in cui vengono concepite le macchine da festa e di rivestimento. In esse si tramandano però regole, sapere, abilità e competenze di un mestiere molto antico. Ma nello stesso tempo costituiscono un vero e proprio archivio storico di calchi in gesso e pezzi in cartapesta. Rappresentano un patrimonio per la città e per la propria storia. Il giorno più significativo prima della domenica della grande festa è quello della celebrazione della messa solenne con la rituale processione del busto argenteo di San Paolino, portato a spalla per le strade della città dagli uomini di nove. La partecipazione alla processione è numerosa. Tutte le corporazioni con i propri comitati e la cittadinanza intera prendono parte alla cerimonia religiosa che si articola attraverso un lungo ed accorato corteo.
cantare il cuore con i suoi figli. Arrivato il grande giorno, le strade fin dalle prime ore dell'alba pullulano di gente, in un crescendo che trova il suo acme in Piazza Duomo, per la tradizionale benedizione nel centro della città. Le paranze, che sono formate da oltre 120 persone, dette cullatori, si preparano al trasporto del Giglio e tutti accorrono come calamitati nel cuore della festa. Lo spettacolo esercita una forte attrazione sui nolani, ma anche sui visitatori, che spesso sono personalità dello spettacolo, della politica, della cultura, del mondo imprenditoriale e del mondo religioso. Tutti i Gigli e la barca convergono in Piazza Duomo, dove il vescovo di Nola procede alla benedizione alla presenza di tutta la cittadinanza. Dopo una breve pausa di poche ore ha inizio la processione pomeridiana. I Gigli, seguendo l'ordine di sfilata, ortolano, salumiere, bettoliere, panettiere, la barca, poi di nuovo il beccaio, il calzolaio, il fabbro, il sarto, partono da Piazza Duomo prendendo il percorso storico. Questa è forse la fase più significativa della festa, durante la quale i capi paranza si prodigano per far superare gli ostacoli presso quei luoghi dove tutti si dirigono per cogliere un brivido, un momento di felicità. Dopo l'uscita da Piazza Duomo, i Gigli e la barca affrontano la girata di Caparossa. Siamo in via San Felice, nei pressi della suggestiva Chiesa dei Santissimi Apostoli. Le macchine si cimentano in questa prima girata, caratterizzata da non poche difficoltà, visto gli spazi stretti che non consentono margini di errore. Ma è anche la prima occasione per le paranze di dimostrare forza e abilità. Il legame tra i palazzi di Nola e le strutture dei Gigli è assolutamente indissolubile. L'obelisco nasce e muore sul basalto della città, tra i vicoli e le strade del centro storico.
uno dei punti spettacolari del percorso è sicuramente la cosiddetta girata delle carceri, dove ci troviamo in questo momento. Qui in questo luogo il Giglio raggiunge l'antico ingresso dell'edificio, una volta sede di un monastero di clausura, dove ha luogo una spettacolare esibizione in uno spazio molto stretto. Il verticalismo del Giglio si staglia tra le facciate antiche dei palazzi in un gioco di luci e di ombre di cui esso stesso fa parte. Si può dire che la struttura della macchina da festa è stata proporzionata in funzione della stessa configurazione urbana che ha origini antichissime. Senza dubbio la prova più difficile, ma anche la più spettacolare dell'intero percorso. Vico Picciocchi. È l'ultimo sforzo per le paranze prima del rientro in Piazza Duomo. Lo spazio è ridottissimo e per questo vengono rimossi i barrielli, le barrette laterali. Ed in più, per evitare che le spalle dei cullatori sporgano all'esterno, il capo paranza comanda i sinistri a destra e i destri a sinistra. Poi l'alzata. Si uscirà a piombo, come si dice in gergo, senza ondeggiare e senza toccare i palazzi, allora si diventerà davvero eroi per l'intero anno. Nel 2013 la Festa dei Gigli ha ricevuto il sigillo UNESCO nell'ambito del progetto della rete delle grandi macchine a spalla, che comprende anche la Varia di Palmicalabro, la macchina di Santa Rosa di Viterbo e i candelieri di Sassari. Si è trattato di un percorso di condivisione e di crescita culturale partito nel 2006 proprio qui a Nola con il famoso protocollo di Nola e che oggi rappresenta la straordinaria occasione per rilanciare la Festa dei Gigli sul piano nazionale ed internazionale come bene immateriale, patrimonio dell'umanità.